Le letture di oggi ruotano tutte attorno a un insegnamento che è espresso con grande chiarezza nella seconda lettura, nella lettera ai Romani. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Perché dico di ripartire da questo insegnamento? Perché alla luce di esso possiamo rileggere anche in senso pedagogico quello che il Vangelo ci propone come esortazione alla correzione fraterna. Ogni educatore e ogni insegnante sa che il momento della correzione per esempio da parte dell'insegnante quando valuta gli apprendimenti, della correzione da parte dell'educatore quando si accosta ad una persona per aiutarla a riflettere su alcuni atteggiamenti, su alcune scelte, su alcuni modi di dire e di fare che ha assunto come tali, ecco, è un momento sempre molto delicato, un momento in cui bisogna avvicinarsi con attenzione, avvicinarsi con cautela. Ecco però che in quel momento è importante ricordare che la correzione fraterna o è fraterna o non può esistere come correzione. Nessuno ascolterà mai una correzione che venga fatta con astio, con livore, con la voglia di sbatterti in faccia i tuoi problemi, le tue difficoltà, i tuoi errori, quasi provando gusto nel farlo. Questa non è correzione fraterna. Questo non aiuta a crescere, questo non aiuta il lavoro dell'educatore, il lavoro dell'insegnante. Invece la correzione fraterna nasce dall'amore. In qualche modo potremmo dire che chi mi corregge nel momento in cui lo fa mi fa percepire un affetto talmente profondo da essere capace di andare a toccare alcuni nervi scoperti, alcune piaghe, alcune ferite, perché la correzione fraterna comporta toccare delle piaghe, toccare delle ferite. Ecco che allora, nel momento della correzione fraterna, questo è il messaggio che deve arrivare alle persone che ci sono affidate. Ti dico che fai male perché ti voglio bene. Ti dico che fai male, ma te lo dico perché ti voglio bene.